Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Ilary Blasi riceve una stroncatura clamorosa dopo il release del docu-film Unica, il commento sprezzante infiamma la rete. La conduttrice Ilary Blasi ha recentemente provocato un autentico terremoto mediatico grazie al suo docu-film Unica, rilasciato il 24 novembre sulla piattaforma Netflix. Il suo revenge movie, in effetti, ha finalmente fatto luce sui retroscena più pruriginosi del suo divorzio milionario da Francesco Totti, e l'ha spodestato dal suo status di ottavo re di Roma. In effetti, milioni di utenti hanno seguito con curiosità la narrazione a senso unico della showgirl, e bollato l'ex capitano della Roma come un consorte fedifrago e scostante. Francesco Totti, dal canto suo, avrebbe invece reagito con sorprendente diplomazia. Poco prima di salire su un volo per Wuhan che lo ha recentemente condotto all'All-Star Game assieme ad altri sportivi, Francesco Totti avrebbe visionato solamente il trailer di Unica, e commentato con il laconico inciso: faccia e dica quel che vuole. Nelle ultime ore Ilary Blasi ha inoltre presenziato ad una puntata di Verissimo, ed in tale occasione ha raccontato anche all'amica Silvia Toffanin ulteriori dettagli sul divorzio. Come avrà reagito la nuova fiamma del pupone nazionale, la flower designer Noemi Bocchi? Ilary Blasi a ruota libera sul divorzio. La frecciatina di Noemi Bocchi. La conduttrice di Mediaset ha affermato con forza la propria versione all'interno del docu-film di Netflix, e ribadito le proprie convinzioni anche durante l'intervista resa a Silvia Toffanin. Ilary Blasi si è persino scusata con la stampa. Al tempo delle prime illazioni circa i tradimenti dell'ex marito, si era infatti scagliata contro paparazzi e testate giornalistiche, salvo realizzare qualche mese più tardi che i pettegolezzi erano più che fondati. Eloquio lucido e sobrio. La conduttrice ha decisamente sfamato gli appassionati di gossip. Ma secondo fonti vicine agli ex coniugi Francesco Totti nel frattempo avrebbe raccolto una folta documentazione per proseguire la guerra legale in aula. In attesa dell'udienza prevista per fine gennaio, anche Noemi Bocchi ha evitato di rilasciare dichiarazioni pubbliche, ma in una recente storia di Instagram avrebbe lanciato una stoccatina morale alla rivale. La flower designer è stata citata solo di riflesso nel docu-film Unica, tuttavia gli spettatori conoscono da tempo l'identità della nuova fiamma di Francesco Totti. E, senza far nomi, Noemi Bocchi sembra aver preso a sua volta posizione in merito alle recenti rivelazioni di Ilary Blasi. Ha infatti sentenziato in una storia su Instagram: non ho tempo per le cose che non valgono niente.